Bene, questo tè sarà fantastico. Oh, mentre aspetto... Ehi, David! Che c'è? Voglio qualcosa anch'io da bere, per favore. Va bene, certo. C'è della cioccolata calda qui dentro. Cioccolata, amo gli snack. Sì, fammi prendere questo. Ehi, cosa? Hai mangiato tutti gli snack? Dalla me, forza, dico sul serio, dammelo subito, non sto scherzando. Sono così arrabbiato con te. Ma la cioccolata! Oh, va bene, riprendila se è così importante. Sì, grazie, David. Fantastico, adesso non ho niente da mangiare. Non la vedo da nessuna parte, posso intrufolarmi. Devo prendere il pacchetto di vermi gommosi che ho qui. Sì, adoro le caramelle gommose, sono le mie preferite. Ciao, David, posso avere dei vermi gommosi, per favore? Prendi tutto il pacco. L'ha preso, ma questo faceva parte del mio piano. Perché mentre lei li sta mangiando, io ho la mia scorta nascosta. Ho preso un tubetto di dentifricio e l'ho spremuto tutto. Guarda quanto gel! Ok, il tubo è vuoto e il dentifricio non mi serve. Devo mettere i vermi gommosi qui dentro. Li infilo piano piano, ci vanno perfettamente. Adesso rimetto il cappuccio. E quando ho voglia di un verme gommoso mi basta spremere. Sì, non vedo l'ora di mangiarlo. Così buono. Ok, cominciamo a muovere queste gambe e a far pompare il sangue, ragazze. State andando alla grande. Manteniamo il battito, mancano solo 30 minuti. Volete vedere i risultati, sì o no? Oddio, sono già esausta. Non si accorgerà che mi sono fermata. Lily, qual è la regola sulle gomme? Mi sa che mi sta guardando. Dopo potrai riaverla. E adesso sciogliamo quei fianchi. Wow. Devo essere velocissima. Meno male che ho delle scorte. Quanto brucia. Adesso faccio un palloncino. È la mia palla per gli esercizi. Tu stai architettando qualcosa, ragazza. Idea geniale, Lily. E uno, due, tre! Devo finire di registrare tutte le vitamine. Oh, mi serve qualcos'altro. È ora di diventare un ninja. Ti piacciono le vitamine? Scherzo, sono finite. Ho sciolto qualche dolcetto gommoso, poi ho versato tutto quanto in questi blister. Facendo attenzione a non versare nulla, e una volta fatto ho usato la stagnola per coprirli. Non sembrano dei dolcioni gommosi, vero? Adesso faccio uno scambio veloce. Ninja, dileguati! Ecco fatto, sarà corretto? Sì, credo di sì. Ciao, ho delle cose per te. Cosa? Altre vitamine? Dai, non fare così. Ecco, prendi. Avrà un saporaccio. Non importa, devi prenderla per stare meglio. Ok. Ma che buona! Ne vorrei ancora, grazie. Ok, vuoi davvero stare meglio? Sì, è così. Ho sempre così tanta sete in aeroporto. Ah, con chi sta questo ragazzino? Annuncio! In aereo non sono permessi cibi o bevande! Confischeremo qualsiasi cosa vietata! Wow! L'ho appena aperta, però. Oh, voglio la mamma! Oh, guarda il palloncino, non è divertente? Un palloncino! Ci sono! Sono troppo forte! Ehi, ragazzino, vuoi giocare? Bravo, è meglio che piangere! Ah, lo prendo io! È la mia occasione! Mi serve un palloncino! Preso! Adesso devo soltanto slegarlo! Wow, quanto elio! Diamo inizio al piano! Devo fare attenzione quando la verso... Ma guarda, funziona! La Coca-Cola sta riempiendo il palloncino. Adesso lo lego perché non voglio che fuoriesca. E continuiamo. Oh wow, sono cresciute! Mi divertirò un sacco!
Credo sia ora di salire a bordo. Ma dov'è la signorina? Non è giusto. Molto buoni. Salve, ecco passaporto e biglietto. Sì. Vediamo. Tutto a posto, grazie. Può andare. Wow, erano enormi. Mi scusi, devo prendere posto. Sì, sto accanto al finestrino. Ed è ora di bere. Ma che buono. Oh, vi adoro, merendine adorate. Oh no, fanno le perquisizioni. Ha anche una specie di bacchetta magica scova merendine. No, le mie merendine. E adesso che faccio? Non posso separarmi da loro. Devo nasconderle in modo che lei non le trovi. Forse se le metto nelle scarpe o sotto la maglietta. Oh, non vanno bene da nessuna parte. Quanto pesano questi libri? Ah, il mappamondo, no! Si è rotto e adesso? Resta lì, mappamondo, torno subito. Ah, quel mappamondo risolverà il mio problema. Tu vieni con me, bellezza. Buongiorno, devo solo andare in classe. Vediamo se nascondi merendine prima. Speriamo che non mi scopra. Ok, sembra sia a posto, vai pure. E complimenti per il mappamondo. Vediamo, ci sono occhi indiscreti. Apriti, mappamondo, e ridammi i dolcetti. E poi lo richiudo come se niente fosse. Ecco la mia merendina preferita. Sono qui per il party. Niente dolci? Bene, tieni, Reggie. Che stupidaggine. Ciao! Allora, ho detto niente dolci, non è permesso. Se lo dici tu. Ecco qui, contento? Perché ho dello zucchero filato? Per l'ultima volta, niente dolci. Non è nemmeno mio. E ora che ci faccio? Non guardare me. Ma non è giusto. Forse ho un'idea. Questa pelliccia è soffice. Adesso posso entrare? Certo, entra pure. Grazie. Finalmente sono nel club. E ho con me lo zucchero filato. Delizioso. E di gran moda. Sembra di mangiare una nuvoletta. Oh, che roba! Devo scattare una foto! Oh? Ehi! Ehi, amico! Dai un'occhiata qui! Ma che... Non è una pelliccia! Che roba! Che ideona ho avuto! Bel tentativo, da qua! Cosa? La pelliccia? Non sono stupido! Assaggiamo ora! Però, stuzzicante! Stai bene? Ma non è zucchero filato! Ecco come nuova! Divertiti! Che schifo! Wow! Sei stupenda! Sì, salve! Vorrei imbarcarmi! Oh, ma certo! Mi scusi! Le ricordo che non si può bere o mangiare a bordo. Beh, queste non sono vere buste di patatine. E ci somigliano soltanto. Lei mi capisce. Oh, ma... Vede... È una regola. Come vuole. Le prenda se è così importante per lei. Sta andando in vacanza o a visitare qualcuno? Il suo ragazzo? Io me ne vado. Sono pronta per salire a bordo. Vediamo. Ecco, può controllare la borsa. Sembra tutto a posto. Grazie, non vedo l'ora di partire. Oh, credo che sia il mio posto. Ma è la ragazza che ha perso gli snack.
Magari vorrà ritoccarsi il rossetto. Salve, le serve? Ho il mio, grazie. Ma no, guardi! Cosa sta mangiando il rossetto? Signorina, non deve! Ma no, non è rossetto! Ho preso del cioccolato bianco e del colorante. Poi ovviamente l'ho sciolto. Una volta liquido l'ho messo da parte. Ho preso un tubetto di rossetto e con un coltello l'ho svuotato. Poi è stato semplice. Ho versato all'interno il cioccolato e l'ho riempito tutto. Poi ho rimesso il tappo. E adesso sembra un vero rossetto, ma in realtà è commestibile. Guarda, ne ho fatti diversi. Ti piacciono? Stavo per perdere l'aereo. Non ho più fiato, mi serve qualcosa da bere. Ma quello lì ha una soda? Ma che si crede di essere? Signore, non può portarla a bordo? Scusi, la finirò qui. Oh? Ma che sta scrivendo? Scusi, sta invadendo il mio spazio. Mi devo disinfettare adesso. Sì, tenga per sé i suoi germi. Ehi, mi è venuta un'idea! Devo soltanto prendere un flacone da viaggio così. Ci verserò dentro la Sprite. Devo fare attenzione a non farla cadere. Perfetto, è così trasparente che non sembra soda, soprattutto con l'etichetta. E adesso sono pronto per imbarcarmi. Mi scusi per prima, sono pronto a salire. Ecco biglietto e passaporto. Aspetti, che cos'hai in tasca? Oh, questo non è niente. È disinfettante, vedi? Bisogna tenere a bada quei germi. Va bene, sembra tutto ok. Oh no, la carta si è appiccicata per la Sprite! Nessuno deve accorgersene. Ce l'ho fatta. Devo togliere questa roba dalle mani. E adesso uno spruzzo di Sprite. Salve, sono qui per vedere un'amica per il suo compleanno. Non con quella torta! Non puoi accedere con cibo e bevande. Su, da qui, forza! Ma è per la mia amica! Oh no, i palloncini! Ma come sono cattivi qui dentro! Tanti auguri! Wow, che bella sorpresa, grazie! Ti ho portato qualcosa. Oh, e ho anche intrufolato dell'altro, vedi? Guarda, è un braccialetto commestibile! Eccone uno per te, visto che l'infermiera ha confiscato la torta. Wow, sei geniale! Avevo tantissima voglia di dolci. Il cibo qui non è tanto buono, vero? Aspetta, ho un'idea! Sarò io la prima a scrivere sul tuo gesto. Adesso sarà molto più bello, vedi? Ah, sì! L'adoro, grazie! Alt, niente cibo qui. Sulle braccia. Cavolo! Sei a posto, vai! Braccia su! Oh no, niente cibo! Mi beccherà di certo! Oh! Cavolo! Non posso buttarlo via! Oh! I suoi capelli! Si somigliano, no? Forza, pensa, pensa! Ma certo! Treccine verdi, arrivo! Tutto a posto, vai! Io? Eccomi! Se hai del cibo lo trovo subito, sai? Relax! Sì? Non vengo per mangiare, ma tu mi fai entrare! Sono qui per lo sballo, non per fare danno! Sento ciò che dici, ma siamo tra amici! Wow, ma sei un grande! L'hai detto io! Ah, grandissimo, entra! Ehi, bei capelli! Vero? E non li hai assaggiati? Wow! Accomodati! Posso? Adoro i verdi!
fare tutta questa fila ora. Che sta facendo? Oh no no, così non va. Oh, è arrabbiata. E adesso che faccio? Non voglio separarmi dalle mie merendine. Forse posso mangiarle tutte adesso? Ci provo. Una dopo l'altra, forza. Ok, una è andata, la prossima. Oh, non riuscirò mai a mangiarle tutte in tempo. L'ha cacciato via. Ma forse... so io come farle entrare, certo. Prima mi tolgo la cravatta, prendo la mia fidata pistola a caldo e verso un po' di colla sul retro. Ecco qui, mi serve un elastico adesso. Incollo queste bande elastiche per tutta la lunghezza. Fatto! E adesso posso nascondere le merendine. Ci vanno a pennello. Rimetto a posto la cravatta e sono pronta. Hai anche tu merendine nascoste come quell'altro? Non so, hai un che di sospetto. Niente sfugge alla mia lente d'ingrandimento. Guarda, indossiamo la stessa cravatta, hai buon gusto! Sì, va pure in classe. Ce l'ho fatta! Nessuno mi guarda, spero. Sì, è ora delle mie merendine. Quale mangio per prima? Questa qui, giusto? Sì, basta estrarla così. Le altre mi faranno comodo più tardi. È ora della cioccolata. La cioccolata è persino più buona se nascosta. Ah, il cibo in ospedale è terribile. Forse posso chiedere aiuto agli amici. Pronto? Oh, ma dai! Sembra terribile quel cibo. Tranquilla, ci penso io. Ho portato degli snack. Oh no, un'infermiera! Niente cibo o bevande, eh? Ma vedo un modo per entrare. Ok, io la va o la spacca. Meno male che mi alleno. Ok, sono nel passaggio. Eccola. Ecco quell'insalata tristissima. Devo soccorrerla. Snack dal cielo in arrivo. Ah, ma cosa? Ehi, degli snack, sì! Sì, sei il mio eroe! Come, niente snack? Sì, come no. Alt! Che cos'hai lì in mano? Dici questo? Sono caramelle. Niente da fare. Nessun problema. Che ne dici adesso? Guarda quanti soldi, eh? Vedi quanti sono? Tutti per te, capito? Per me? No! Sei cattivo! Finalmente se n'è andata. Oh, un messaggio! Incredibile, non mi ha fatto entrare! È la mia occasione! Stop! Oh no! Se solo potessi! Mi manca pochissimo! Posso restare qui tutto il giorno. Devo rassegnarmi. Oh, forse no. Ho capito che cosa fare. Ancora tu? Vuoi riprovarci? Ecco, per te. Wow, grazie! Prego, entra. Ce l'ho fatta. Bell'idea, eh? Oh, caramelle, tutte per me! Ehi, ciao! Ma che bella collana, accidenti! Wow! Sì, è molto speciale! Guarda qui! Che buona! Wow, posso? Serviti pure! Buona! Ok! Cominciamo a muovere queste gambe e a far pompare il sangue, ragazze! State andando alla grande! Manteniamo il battito! Mancano solo 30 minuti! Volete vedere i risultati, sì o no? Oddio, sono già esausta! Non si accorgerà che mi sono fermata! Lily? Qual è la regola sulle gomme? Mi sa che mi sta guardando! Dopo potrai riaverla! E adesso sciogliamo quei fianchi. Wow. Devo essere velocissima. Meno male che ho delle scorte. Quanto brucia.
Adesso faccio un palloncino. È la mia palla per gli esercizi. Tu stai architettando qualcosa, ragazza. Idea geniale, Lily. E uno, due, tre! Che belli questi video! Salve, come va? Oh no, ho versato il caffè! E mi scusi, mi serve il suo aiuto! Scusi, se pulisse gliene sarei molto grata. Pulire? Ok. Lo strofinerò via col piede. Così dovrebbe andare. Lo sapevo, ha funzionato. Sul serio? Sembra che ci sia qualcuno. È la mia amica! Ciao, sono io e guarda che ti ho portato. Ehi, togli quel coso dalla mia faccia. Avanti, non lo farei mai, non vedi? Sono dei dolci. Wow, che spettacolo, sei un genio. Che buono. Oh, la mia schiena, mi fa male tutto. Posso aiutarla? Sono qui per un amico. Oh, la gravidanza è uno strazio. Sei incinta! Pensavo fossi grassa. Non manca molto. Posso ascoltare il bambino? Wow, starà facendo le capriole lì. Sì, e comunque io devo andare. Oh, ma certo. E tu chi sei? Ciao, sono così felice di vederti. Sono io, sono travestito. Oh, ma certo, adesso capisco. Ho una sorpresa per te. Ta-da! Ma dai, fighissimo! Ce ne sono ancora. Ma quanto sei carino, mio piccolo scanner. Ah, che sta succedendo laggiù? Veloce, fa finta di nulla. Qualcosa non va. Oh, oh! Che succede? Lui, intendo, lei sta andando in travaglio. Il bambino sta arrivando. Non preoccuparti, ci penso io. Sono un medico qualificato, tiriamo fuori quel bambino. Questa non me l'aspettavo. Ok, respira normalmente, proprio così. Che facciamo? Non lo so, non guardare me, fa finta di partorire. Va bene. Oh, penso di sentire il bambino! Penso di vedere la... Oh, pensavo ci fosse un bambino. È una bambina, si chiama Dolce e devo andare, ciao. Ciao piccola, che bel nome. Finalmente tutta sola. E questa è fondamentale. Ah, sta per finire. Dovrò ordinarne dell'altra. Ehi, mi serve una consegna speciale di carta igienica nella cella 4. Fatto, nessun problema, è in arrivo. Adesso devo solo avere la sua attenzione. Perfetto, colpito e affondato. Un rotolo di carta igienica vuoto. Mi aiuti o no? Devo pulirmi. Oh, ma che schifo. Ehi, serve della carta igienica nella cella 4. Presto, sento l'odore da qui. Qualcuno ha ordinato carta igienica? Prendi. Grazie, è quella che preferisco. Questa è la migliore carta igienica di sempre. Me ne serve ancora. Aspetta. Oh, non avrei dovuto mangiare tutto quel curry. Oh no, è finita, aiuto! Tieni, prendi questa. Grazie, mi hai salvata. Stavo per perdere l'aereo. Non ho più fiato, mi serve qualcosa da bere. Oh, ma quello lì ha una soda? Ma che si crede di essere? Signore, non può portarla a bordo? Scusi, la finirò qui. Oh? Ma che sta scrivendo? Scusi, sta invadendo il mio spazio. Mi devo disinfettare adesso. Sì, tenga per sé i suoi germi. Ehi, mi è venuta un'idea! Devo soltanto prendere un flacone da viaggio così. Ci verserò dentro la Sprite. Devo fare attenzione a non farla cadere. Perfetto, è così trasparente che non sembra soda, soprattutto con l'etichetta. E adesso sono pronto per imbarcarmi. Mi scusi per prima, sono pronto a salire. Ecco biglietto e passaporto. Aspetti, che cos'hai in tasca? Oh, questo non è niente. È disinfettante, vedi? Bisogna tenere a bada quei germi.
Va bene, sembra tutto ok. Oh no, la carta si è appiccicata per la Sprite! Nessuno deve accorgersene. Oh, ce l'ho fatta. Devo togliere questa roba dalle mani. E adesso uno spruzzo di Sprite. Vedi il cartello? Niente cibo o bevande qui. Oh no, l'infermiera ha confiscato tutto. E guarda com'è cattiva. Ha portato via tutto a quella ragazza. Aspetta, ho avuto un'idea. Allora, Twix, ti intrufolerò io in ospedale. Metterò la barretta in questo tutore così. Scommetto che ce ne entrano diversi. Ok, penso che queste basteranno. Devo far finta di essere ferita e stare male. Hai con te del cibo o delle bevande? No, affatto, proprio no. Se non le dispiace, io intanto entro. Ha funzionato, sono un genio! E adesso mangiamo queste buonissime merende. Deliziose. Non c'è nessuno? Più, colpito! Il pistolero più veloce dell'Ovest. Salve, conosci Robert, il mio amico topo? E tu da dove sbuchi? Da quant'è che non ti lavi? Sei fuori di testa e devi tagliarti quella barba. Dove l'ho messo? Ah! Non preoccuparti, sono qui per aiutare. Vediamo con cosa stiamo lavorando. Bisogna togliere i baffi. Ehi, ci sono voluti anni per farli crescere. Non è per me, è per lui. Come vuoi, tesoro. È ora di togliere questo cespuglio, tesoro. No, mi rappresenta e a Robert piace, stai indietro. Non farà male, fammi fare. Ma... ehi, come sono liscio. Non ho finito, tesoro. Guarda, ho qualcosa per te. Ma ti costerà? Vuoi i soldi, giusto? È uno scambio equo. Bibita! Non preoccuparti, Robert, condividiamo. Wow, sei stupenda. Sì, salve, vorrei imbarcarmi. Oh, ma certo, mi scusi. Le ricordo che non si può bere o mangiare a bordo. Beh, queste non sono vere buste di patatine e ci somigliano soltanto. Lei mi capisce. Oh, ma... vede... è una regola. Come vuole. Le prenda se è così importante per lei. Sta andando in vacanza o a visitare qualcuno? Il suo ragazzo? Io me ne vado. Sono pronta per salire a bordo. Vediamo. Ecco, può controllare la borsa. Sembra tutto a posto. Grazie, non vedo l'ora di partire. Oh, credo che sia il mio posto. Ma è la ragazza che ha perso gli snack. Magari vorrà ritoccarsi il rossetto. Salve, le serve? Ho il mio, grazie. Ma no, guardi! Cosa sta mangiando il rossetto? Signorina, non deve! Ma no, non è rossetto. Ho preso del cioccolato bianco e del colorante. Poi ovviamente l'ho sciolto. Una volta liquido l'ho messo da parte. Ho preso un tubetto di rossetto e con un coltello l'ho svuotato. Poi è stato semplice. Ho versato all'interno il cioccolato e l'ho riempito tutto. Poi ho rimesso il tappo. E adesso sembra un vero rossetto, ma in realtà è commestibile. Guarda, ne ho fatti diversi. Ti piacciono? Ok, sembra la giusta quantità, sì. Aspetti! Non può portare né cibo né bevande. Ha qualcosa con sé. Ferma, la controllerò subito. Non vedo niente. Perché ha quello lì? Beh, io devo andare. Oh, sei qui. Guarda che cosa mi danno, acqua. Beh, puoi avere questa se vuoi. Perché mai dovrei berla? Mi tengo l'acqua. Vedi? Io la bevo. Che schifo! Sta tranquilla, credimi. Non è quello che credi. È succo di mela. L'ho solo versato nel contenitore per la pipì.
E guarda, ne ho uno anche per te. Capisco, sei così sveglia. Alla salute. Ma che buono. Taglierò un pochino qui. Sì, è fantastico, lo adoro. Ehi, dai un'occhiata qui, non è carino? Sì, è ok, ma io sono impegnata, scusa. Guarda uno spuntino, lo vuoi? Sì, dammi. Ecco qui. Ehi, cosa fate? Dovreste ritagliare la carta, non mangiare. La collasticca è caduta a terra. Ah? Ci sono! Ho avuto una grande idea. Toglierò tutta la colla dallo stick e ci aggiungerò questi anelli gommosi. Ci stanno benissimo. Adesso rimetto il cappuccio e nessuno se ne accorgerà. Ehi, guarda un po'. Colla stick? Ok. Oh, ma dai! Sei un vero genio! È proprio quello di cui avevo bisogno. Ehi, che fate voi due? Beh, sembra che stiano lavorando al progetto. Molto bene. Fanno le brave e sono concentrate. Così posso finire questa storia. Mi ci voleva proprio. Aspetta un attimo. Non leggi, ragazzina? Io sono un'eccezione. Fammi entrare, su! Ma che cos'ha quel tipo? Ma certo! Farò qualcosa di epico! Metti del nastro biadesivo sul retro del cioccolatino. Poi attaccalo al tuo accessorio preferito, così! Come una corona dorata, oh sì! Sono la regina del cioccolato, Ciccio! Ancora tu? Ma vedo che hai imparato, su, divertiti! Nessun addetto alla sicurezza mi dice che cosa fare! Ce l'ho fatta! Merito proprio uno snack! Cioccolato e moda sono la coppia perfetta! Ci rincontriamo, finalmente! Oh, fashionista cowgirl! Qui c'è spazio soltanto per uno di noi due! Ah, davvero? Sì, davvero! Prepara le armi, allora! Sì? Sai leggere? Dammi tutto quello che hai, forza! Ma non ho niente! Non nascondo nulla! Si goda lo spettacolo! Che brava ragazza! Sofia, sei spettacolare! Non dite niente! Sono piena di dolci! Uno per te! E uno per te! Grazie! Che lo spettacolo abbia inizio! Ehi, come va? Ti va di spizzicare qualcosa? È pieno di zucchero! Preferisco le cose sane, grazie! Voglio restare in forma, insomma! Ecco perché mangio soltanto cibi sano! E bevande verdi! Dovresti provare, sai? Io? Preferisco una dieta arcobaleno, piena di cibi gialli, marroni e di qualsiasi sfumatura. Poi niente batte il rosa. Ah no, conosci le regole, giusto? Oh, ma voglio mangiarlo! Sì, vabbè. Devo andare a lezione. Ciao. Che peccato. Vorrà dire che mi allenerò a stomaco vuoto. Però... profumata, giusto? Aspetta un attimo. Ho un'idea. Oh sì, per nasconderlo, tira fuori lo stick dal deodorante. Sostituiscilo con lo zucchero filato così. Furba, eh? È l'odore migliore del mondo. Ed è arrivato il momento di sudare. Su, forza, continua! Solo un secondo. Mi scusi, io comincio adesso. Sì, è l'ora dello snack. Sto sudando come un maiale. Fa quello che devi. Scherzetto?
Mi serve una carica di zuccheri. Ma meglio non tirare la corda. Cavolo, se brucia! Ma quando comincia, su? Un posto vuoto? Sì! Non fate caso a me? Ehi, occhio! Attenzione! Meno male che ho preso questo gelato. Ehi, tu! Quello lì è un gelato! Oh, oh! Ciao, che stai indossando? Oh, cavolo! Questo capo è d'alta moda! Upsi! E adesso devo sfilare così! Oh. Pensi di cavartela così? Nessuno può ingannarmi! Giornalista o contrabbandiere di gelato? Questo qui adesso è mio! No! Dammelo su! Oh. Proprio nell'occhio, accidenti! Oh, forse è meglio andare! Vieni subito qui! Sono sola? Ma che buoni! Hai 5 minuti! Ci è mancato poco! La corona! Ma certo, sono un genio! Serviranno un cono e della colla edibile. Metti 2 gocce sul bordo così. Poi attaccalo al cerchietto. Ben presto avrai questo design. E manca soltanto una finitura dorata, edibile ovviamente. Wow! Ma che bella corona! Guarda qua! Di qua! E quando ti verrà fame, basterà staccarne un pezzetto. Finalmente tutta sola. E questa è fondamentale. Ah, sta per finire. Dovrò ordinarne dell'altra. Ehi, mi serve una consegna speciale di carta igienica nella cella 4. Fatto, nessun problema, è in arrivo. Adesso devo solo avere la sua attenzione. Perfetto, colpito e affondato. Un rotolo di carta igienica vuoto. Mi aiuti o no? Devo pulirmi. Oh, ma che schifo! Ehi, serve della carta igienica nella cella 4. Presto, sento l'odore da qui. Qualcuno ha ordinato carta igienica? Prendi. Grazie, è quella che preferisco. Questa è la migliore carta igienica di sempre. Me ne serve ancora. Aspetta. Oh, non avrei dovuto mangiare tutto quel curry. Oh no, è finita, aiuto! Tieni, prendi questa. Grazie, mi hai salvata. Non c'è nessuno? Più, 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 colpito! Il pistolero più veloce dell'Ovest. Salve, conosci Robert, il mio amico topo? E tu da dove sbuchi? Da quant'è che non ti lavi? Sei fuori di testa e devi tagliarti quella barba. Dove l'ho messo? Ah! Non preoccuparti, sono qui per aiutare. Vediamo con cosa stiamo lavorando. Bisogna togliere i baffi. Ehi, ci sono voluti anni per farli crescere. Non è per me, è per lui. Come vuoi, tesoro. È ora di togliere questo cespuglio, tesoro. No, mi rappresenta e a Robert piace, stai indietro. Non farà male, fammi fare. Ma... ehi, come sono liscio. Non ho finito, tesoro. Guarda, ho qualcosa per te. Ma ti costerà? Vuoi i soldi, giusto? È uno scambio equo. Bibita! Non preoccuparti, Robert, condividiamo. Arriviamo a 100, forza, su! Non credo di farcela. Forza, Sofia! Li vuoi i muscoli oppure no? Niente piagnistei, su! È normale sudare così tanto? Ci siamo quasi! Ma mi sembra di morire! Ok, va bene, 5 minuti, ragazza. Oh, questo era tosto. Ho setissima. Ah, scusami. Questo è un bilanciere. Ci sono lecca-lecca all'estremità. Scusa, ti dispiace? Aspetta. Sei fortunata, ne ho 2. Tieni.
Ma è la cosa più bella del mondo! Credo che partirò da qui. Tu ho la collina in bocca! È al lampone! Arriva! Wow! Forza, ragazze! Forza, così! Il tempo scorre, sapete? È il modo perfetto per averne un assaggino. Oh sì, alla grande così! Il miglior allenamento della vita! Così annoiata! Oh, lo so! Chi è il topo più carino? Vai, piccolo topo! È ora della prima fase del mio piano! Proprio sul bersaglio! Ha funzionato! Grande, come faccio a leggere adesso? Meno male che ho questa torcia! Ehi! Ma da dove sei sbucata? Scusa, sono qui per aggiustare le luci. Finalmente, non posso fare niente qui. Né leggere né fare il cruciverba, fa qualcosa. Ciao, sono qui! Ai miei occhi! Ups, ho degli strumenti speciali per te. Prenderò questi! Ma quante cose! Sto solo facendo il mio lavoro. Devo andare adesso. Ma com'è brava nel suo lavoro. Forse dovrei divertirmi un po'. Che cos'è adesso? Ah, un ratto, aiuto! Dov'è? Dov'è? Wow, ma guardate gli addominali di Tina! Quanto tempo ci è voluto per avere una pancia così? Sì, mi sono allenata duramente. 100 addominali al giorno. Beh, sto proprio bene. Wow, come ho fatto? Io riesco a malapena a sollevare questi manubri da 3 kg. E alla fine a che serve? Sarò sempre moscia. Sono senza speranza. Come fa ad essere così perfetta? Non è giusto! Sì, vabbè. Scommetto che non mangia tanti spuntini come me. Ma non posso vivere senza la mia cioccolata! Aspetta, ho capito! Ti piacciono i quadratini di cioccolato? Beh, metti del nastro biadesivo sul retro. E attaccali sulla pancia. Una volta che la maglietta è giù, hai degli addominali! Ehi, che dici? Gli allenamenti stanno funzionando? Lo prenderò come un sì! Devo fare qualche esercizio! Fa pure! Io preferisco mangiare il cioccolato! Improvvisamente apprezzo di più gli allenamenti! Ed ecco la lista dei desideri per il mio compleanno! Buon compleanno! Oh, non avresti dovuto, sei troppo gentile! Tanti auguri a me! Perché lei è una brava ragazza! Cos'è quel trambusto? Oh, è il mio compleanno, non vedi? Oh, buon compleanno! Cosa dovrei prenderle? Lo so! Pronto? Se fa subito è un'occasione speciale. Wow, che velocità! Sei il massaggiatore? Guarda cosa so fare. Vedi, conosco tutte le mosse. Oh, sei così professionale. Potresti farmi un massaggino? Il mio collo è tutto rigido. Accidenti, mi ci voleva proprio. Oh sì, qui! Ah, che sta succedendo? Non riesco a muovermi! Fermati! Arrotolare la carta igienica, il peggior gioco di compleanno di sempre. Sono io! Ti ho fatto un regalo per il compleanno. Intanto ti servono questi. Gelatina di orsetti. Blu, il mio preferito! Delizioso, grazie! Adesso però devo andarmene. Ciao! Ah, lui rimarrà così per un po'. Ehi, Shaw, non è un nido, levati! Questi elementi sono tosti. Così tante abbreviazioni. Oh, la pancia mi brontola. Aspetta, mi ero dimenticata di avere del cioccolato. Tina! Mettilo giù. Ma ho così tanta fame.
Ok. Oh, non preoccuparti, Tina. Ho qualcosa che placherà la nostra fame. Che ne dici di caramelle gommose? Prendi diverse forme divertenti e attacca del nastro sul retro. Stacca la pellicola in questo modo. E attaccali sull'elastico per i capelli. Scommetto che non avevi capito che erano caramelle. Ora, quando hai fame, nessun problema. Wow, è fantastico, posso? Questo ha il mio nome sopra. Ragazze? Vi state mangiando i capelli? Cosa sta succedendo? Sembrano animali! Non capirò mai i giovani d'oggi! Queste sono ammesse, giusto? Oh no, direi proprio di no! Stupide regole! Goditi il film, signorina! Il prossimo? Non abbiamo niente, vedi? Buona visione! Fermati qui! Niente bevande! Puoi bere fuori, ok? Ma è ridicolo! I palloncini! Forse ho la soluzione! Sgonfia un palloncino! Prendi la tua bevanda preferita! Aprila! E versa il contenuto nel palloncino! Riempi un paio di palloncini in questo modo! Un brindisi alla furbizia! Non si vedono più, non è vero? Ehi, ragazzo della sicurezza! C'è ancora un posto per me! Ti piace la mia maglietta, eh? Sei adorabile! Io amo questo lavoro! Non posso credere che abbia funzionato! Meno male che avevo delle cannucce! Tina? Cosa? Non voglio nemmeno sapere! Così tanta fame! Non sono mai stata così pronta per mangiare in tutta la mia vita! Non è esattamente quello che volevo! Imparerai a fartelo piacere, mia cara! I fiocchi d'avena fanno schifo! Preferisco qualcosa di più zuccheroso! Il cioccolato al latte è il mio preferito! La mamma è dietro di me, non è così? Non va bene per una giovane ragazza! Ora mangia i fiocchi d'avena, Naomi! Non credo che riuscirò a digerirli! È come una crema densa! Perché la mia vita è così terribile? A meno che... È il momento di intrufolare qualcosa! Prendi una pianta in un vaso. Rimuovi il vaso interno. Metti giù la pianta in questo modo e usa un taglierino. Taglia a metà la parte inferiore. Poi taglia il fondo di un contenitore dei popcorn. Usa una pistola a caldo per appiccicare la pianta. Ti ricordi il vaso? Versaci le caramelle! E mettici sopra la pianta. Riempi lo spazio vuoto col terriccio. Nessuno sospetterà di nulla. Ora, quando la mamma non guarda, puoi prendere un dolcetto. Faresti meglio a sbrigarti? Quello che la mamma non sa non la ferirà. Sta arrivando! Come sono buoni! Vedi, mamma? Sto mangiando i fiocchi d'avena! Sono contenta, tesoro! Buon appetito! È ancora più credulona di quanto pensassi! E ora mi mangio degli altri dolcetti! Questa sì che è una colazione da campioni! Salve, ecco il mio passaporto! Ok, ma devo controllarla un po' più da vicino! Le do solo una rapida occhiata col mio scanner per cibo. Tiri fuori tutto, lo scanner non sbaglia mai. Come pensavo, stavo provando a intrufolare cibo alla dogana. Continuiamo con lo scanner.
Ma lo volevo proprio quel lecca-lecca dopo! Peccato, devo sequestrarglielo! E prendo anche tutti questi dolcetti, sì! Anche la gomma che sto masticando, ok! Ecco il passaporto! Si gode il resto della giornata! Salve, ecco il passaporto! Ma sì, guardi! È davvero raggiante! Beh, non la trattengo! Vada pure! Oh, mi siedo un attimo qui! Qualcuno mi guarda? No! Allora tiro fuori il mio bambino! Il mio bambino commestibile! Riempire questa palla di soda è stata una genialata! Posso bere quando voglio e nessuno lo saprà! Bella palla! Sì, certo, sì! No, seriamente, è geniale! Guardi io che ho fatto! Ho messo da bere nel peluche! Sembra un normale peluche, ma è pieno di soda! Oh, questa sì che è geniale! Alla nostra! Questa sfilata è pazzesca! Ok, nessuno mi guarda, è ora di viziarmi un po'! Ma dove hai preso questo croissant? Ho famissima, non mangio da ore! Oh no, devo nasconderlo! Un po' di cipria qui... vediamo... Forse questo? Sì, andrà benissimo! Ma che succede qui? Che sono quelle? Briciole? Qualcuno stava mangiando? Avete portato del cibo! Cibo alla mia sfilata! Cos'è questa roba disgustosa? Ve lo dico io cos'è! Spazzatura! E tu? Che mi nascondi? No? Beh, prova allora! Phew! Finalmente se n'è andata! Muoio di fame e ho bisogno di uno snack! Ma ti sei mangiata l'ombretto? Che schifo! Guarda, non è ombretto! Ora ti faccio vedere! Ho preso una caramella quadrata e le ho tolto l'involucro! Poi un gioco da ragazzi! Ho iniziato a lavorarla con le mani! L'ho resa tonda e morbida! E poi, una volta arrotondata, l'ho appiattita un po'! Poi ho preso la palette e ho tolto gli ombretti! Le caramelle entrano perfettamente al loro posto! Così ho riempito ogni singolo cerchio con le caramelle! Visto? Non sto mangiando i trucchi! Prendine una! Oh, grazie! È buonissima! Questo video è pazzesco! Anche io posso farlo! Non ci credo! È caduto! Che tonto! Thomas, dove hai preso quella bibita? Oh, è un succo di verdure, non è soda! Oh, allora ok! Wow, mi osserva sempre! Per fortuna ho preparato questo secondo bicchiere! Vediamo se tutte le piante sono ben idratate. A proposito di idratare, ho una certa sete. Farò solo un sorso, non gli dispiacerà. Oh no! Mamma, aspetta! No! Mi ha beccato! Wow! Questo succo è delizioso! Ecco perché ti piace tanto berlo! Oh, mi ha fregato la bibita! Per fortuna ho le scorte! Ah, si è rialzato! Ok, via libera! Aprila in fretta prima che ti veda! Lo sai che ti vedo, vero? Dammi qua! Ehi, mi è venuta un'idea! Ah, a che serve la magia se si hanno delle cannucce? È ora di unirle! Le prime due sono fatte e ora il resto! Sì, è così lunga! Devo continuare però! E ancora! Funziona! Non ci posso credere! Cosa dipingo? Oh, lo so! La mia magia ha fatto un ottimo lavoro! Bello! Io sto dipingendo una margherita! È
carina e mi piace. Vediamo come ve la state cavando. Ottimo lavoro, impressionante. E tu cosa stai facendo? Beh, ti sei impegnata. Ora che se n'è andato ti svelo un segreto. Perché bevi l'acqua piena di vernice? Ma no, ti faccio vedere. Vedi, in realtà è Fanta. Wow, sei troppo ingegnosa. Grazie, ed ecco, prendi. Ne avevo proprio bisogno. Che succede laggiù? Stanno bevendo acqua sporca di vernice. Non mi pagano abbastanza per tutto questo. È ora di aprire la scatola col cibo. Metto dentro il cibo e la richiudo. Conoscete le regole, il cibo verrà confiscato. Non potete portare cibo con voi durante i test. Niente! Ok, abbiamo capito, ci concentreremo solo sul test. Questa potrebbe essere un'ottima domanda per un altro test. Ho un pochino fame. Stomaco, silenzio. Nessun brontolio durante il test. Aspetta, so io cosa fare. Ho la mia scorta segreta di Mentos. Ma se ne mangio una, infrangerò la regola del niente cibo. Gli studenti sarebbero così delusi. E sarei un'ipocrita. Accidenti, non voglio finire così. Ma so cosa fare. Sposterò questa pianta qui. Rimuoverò temporaneamente la pianta. E poi metterò le Mentos nel vaso. Ci siamo. Rimetto la pianta al suo posto. Mi stanno guardando? Adesso posso prenderne uno. È proprio quello di cui avevo bisogno. Ehi, che sta facendo la prof? Sta mangiando? Cosa guardate? Concentratevi sul test. Vuoi, vuoi questo cereale? Presa! E anche il cereale. Buon per te. Eccone tantissimi altri. Sei pronta? Prendi! Oh, accidenti, non ne ho preso neanche uno. Ecco, guarda se riesci a bilanciare questo sul naso. Bene, guarda, ci sta! Aggiungine ancora. Inizierò a impilarli uno sull'altro. Oh, la campanella! Accidenti, che casino! Ci sono cereali ovunque! Adesso qui serve un po' di magia unicorno. E via! Sì, i cereali non ci sono più! Oh, come sei brava a fare magie! Ecco che arriva la prof! Abbiamo ripulito appena in tempo. Sembrate sospette. Che sta succedendo qui? Oh no, ce n'è ancora uno sul telefono! La prof l'avrà visto. Oh, era distratta. Aspetta, ho avuto un'idea. Bene, ho i miei cereali. E adesso aggiungerò un po' di glassa. Ecco qui, farò un bel giro. Fatto, sembra una piccola ciambella glassata. Aggiungerò i confetti con questa pinzetta. Sta iniziando a sembrare vera. L'ultimo. Bene, prossimo passaggio. Mi serve la glassa bianca. Metterò il telefono sotto sopra. La glassa fungerà da collante commestibile. E adesso posso aggiungerle alla custodia. Bisogna ripetere un sacco di volte. Accidenti, guarda quanto sono carine. Fatto, l'intera cover è coperta. Guarda un po'. Che cos'è? Non capisco. Aspetta, che profumo! Hai fatto delle ciambelle ai cereali, che buone! Vero? Non mentirò, sono piuttosto orgogliosa di me. Fermati! Alla festa niente cibo o bevande. Oh no, ha mandato via quel tipo perché aveva del cibo! Come farò con le mie caramelle? Ne ho bisogno! Le mangio subito. Che buone! Oh, posso nasconderne alcune qui. Su per le maniche e nei calzini. Ok, dovrebbe andare. Fammi vedere. Hai cibo o bevande addosso? Mi prendi in giro. Posso vedere le tue caramelle, ragazzina. Caramelle, solo parte dell'outfit. Avanti, va via! Oh, perché non mi ha creduto? Ehi, aspetta. Forse può tornarmi utile. Comincio tagliando proprio qui. Ecco. E adesso posso cominciare a smontarla. Addio, fiori. Eccoci, questo era l'ultimo. Adesso ho solo lo spago. Lo stendo in modo che sia lungo e dritto. E ovviamente adesso è il momento di aggiungere delle strisce di caramelle.
Le allineo lungo lo spago in questo modo. Posso continuare per tutta la lunghezza. Guarda quante caramelle, che delizia! Le capovolgiamo sotto. Dovrebbero essere come dei nastri più o meno appesi allo spago. Aggiungiamone ancora di più, che buone! E poi ovviamente devo mettere i fiori, giusto? Così è più credibile, poi sono anche carini. Ok, penso che vada bene adesso, fammi controllare. Sì, si è trasformata in una gonna davvero carina, sono così intelligente. Ehi, posso andare alla festa adesso? Eri la ragazza di prima. Lascia che dia un'occhiata più da vicino. Bene, stai benissimo. Ma prima un limbo! Vai sotto, puoi farcela. Sì, è stato divertente. Oh mio Dio, è stato così difficile. Mi serve qualche caramella per riprendermi. Non se lo aspetta proprio. Deliziosa. E adesso ho abbastanza energia per ballare tutta notte. Festa, festa, festa.